Benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato all'high-tech e all'innovazione. Parleremo oggi di farmaceutica, lo facciamo con il nostro ospite che vi vado a presentare, che per la prima volta è da remoto. Diciamo che in questa trasmissione solitamente i nostri ospiti sono sempre in presenza. A voi Federico Fornari, spokesperson per l'Italia di Merck, che è appunto una multinazionale farmaceutica. Buongiorno. Lei. Ecco, ci inizia a raccontare un pochino la storia dell'azienda e che tipo di medicinali, proponete al mercato italiano, ma non solo. Allora, Merck è la più antica farmaceutica del mondo, che è nata oltre 350 anni fa in Germania e opera attualmente in 66 paesi, ha oltre 64.000 dipendenti e un fatturato complessivo di oltre 22 miliardi. Oltre 2 miliardi di euro investiti in ricerca e sviluppo. In Italia siamo presenti con tutta la filiera, quindi sia la parte di ricerca che la parte di produzione che la parte di commercializzazione, in ambito farmaceutico, ma anche in ambito life science e nel mondo dell'elettronica. Ecco, mi diceva appunto che uno dei vostri prodotti di punta sono appunto dei prodotti legati all'infertilità femminile, ma non solo, insomma, producete tante altre cose. Sì, ecco, per quanto riguarda i prodotti, noi siamo presenti in diverse aree terapeutiche, nell'area dell'infertilità, come lei giustamente ricordava, nell'area della neurologia, dove abbiamo prodotti importanti contro la sclerosi multipla, e nell'area dell'oncologia. La maggior parte dei nostri prodotti sono prodotti biotecnologici e una buona parte di questi vengono dal nostro stabilimento di Bari, dove abbiamo investito molto negli ultimi anni, dove abbiamo delle linee produttive completamente innovative e anche un magazzino completamente automatizzato. Ecco, chiaramente per sposare l'innovazione sono fondamentali gli interventi, insomma gli investimenti nella transizione digitale ma anche energetica. Che cosa la società fa, in che modo implementa la sostenibilità? E possiamo ricordare anche che l'azienda è stata per l'appunto anche premiata in occasione del CEO for Life, un riconoscimento importante che viene per l'appunto assegnato alle aziende che hanno stabilito nuovi standard di eccellenza attraverso delle iniziative volte a tutelare appunto la sostenibilità. Sì, grazie per questo riferimento. CEO for Life sicuramente è un network molto importante che ci ricorda quanto sia utile incontrarsi, parlarsi tra aziende che hanno adottato e hanno intrapreso il processo del miglioramento, del benessere, io lo chiamo, in ambito di sostenibilità. Merck è una di queste e naturalmente raccogliamo idee nuove e speriamo di darne qualcuna anche in questi incontri, perché crediamo molto in questo tema e nell'evoluzione delle aziende in questa direzione. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo fatto degli sforzi molto rilevanti, facevo riferimento agli investimenti. Negli ultimi 7 anni abbiamo complessivamente investito circa 320 milioni in Italia, in gran parte, come dicevo, per il rinnovo delle linee produttive, ma non solo. E questo è stato possibile anche attraverso dei sostegni, ricorderò Industria 4.0 che ha aiutato non solo noi ma anche molte altre aziende italiane a rinnovarsi e a essere più efficienti e anche meno impattanti sull'ambiente. Abbiamo introdotto per esempio la trigenerazione nei nostri siti e attraverso anche degli impianti fotovoltaici abbiamo diminuito in modo consistente di oltre il 50% le nostre emissioni di CO2. Ecco, avete anche ultimamente realizzato un'interessante ricerca proprio dedicata ai giovani, da cui emergono delle percentuali molto interessanti per capire un pochino il loro stato, no? Diciamo così, di benessere. Sembrerebbe che desta maggiore preoccupazione per i giovani la loro condizione psicologica. Ecco, cosa ne pensa di questa generazione Z di cui tanto si parla? Sì, io insomma ho dei figli in generazione Z, quindi forse ho qualche elemento anche diretto che mi aiuta a rispondere a questa domanda. Diversamente dalla mia generazione, dai baby boomers, probabilmente
hanno esigenze diverse, hanno sensibilità diverse e le aziende credo che debbano tenerne conto. Quindi il tema, per esempio, del quello che noi chiamiamo il purpose, cioè il motivo per cui si lavora in un'azienda, è un elemento, a mio avviso, molto importante. Il tema del work-life balance, di cui tutti parlano, anche è un tema rilevante, che significa semplicemente provare a lavorare meglio, non necessariamente a vedersi di meno in ufficio, ma a lavorare meglio in maniera più flessibile e meno schematica. E queste sono tutte cose su cui Merck ragiona, è molto attenta e anche implementato. Noi abbiamo iniziato lo smart working sin da prima del Covid, lo manteniamo. Insieme a questo abbiamo introdotto un Friday, quello che noi chiamiamo un venerdì per il pianeta, Friday for Planet, che a nostro avviso è un po' un duplice obiettivo, quello di restringere il numero dei giorni, in cui si può andare in ufficio. Perché il venerdì abbiamo deciso di chiudere gli uffici, di lasciare gli uffici chiusi, Interessante. e riducendo il numero dei giorni c'è un po' più di probabilità di vedersi in ufficio. Allo stesso tempo, il venerdì con gli uffici chiusi abbiamo una riduzione significativa degli spostamenti in auto, del raffrescamento e del riscaldamento degli ambienti. Certo, e questo ha anche un impatto chiaramente sulla produttività. Ultima domanda, purtroppo poi il tempo a disposizione. Sì, noi pensiamo di sì. Diciamo, sono temi, diciamo, quello della produttività non è semplice da valutare con questo tipo di iniziative, ma noi riteniamo che in generale il benessere, abbia un vantaggio sulla voglia delle persone di collaborare e di raggiungere risultati. Bene, io ringrazio il nostro ospite, per essere stato con noi, anche se da remoto, quindi la invito a partecipare a una delle prossime, puntate in presenza e a voi do appuntamento alle prossime puntate. Arrivederci, grazie.